Lunedì 21 ottobre, io sono Marco Romboli e questi sono i nostri 5 minuti di aviazione che iniziano con una notizia extra timer. Come sapete, tutti i lunedì facciamo un mini notiziario della durata di 5 minuti su tutto quello che è successo nel mondo dell'aviazione, nel mondo degli aerei, nel mondo delle cose che volano. Ma questa settimana avevo già scritto tutto quanto il mio video quando ieri sera, domenica sera, tutto lo spazio aereo del nord Italia è andato in tilt. Voli cancellati da tutte le parti, voli dirottati. A soffrirne sono stati gli aeroporti del nord-ovest, quindi Torino, Genova, Milano, Linate, Milano Malpensa e Bergamo. E anche se la notizia è fresca fresca, quindi non è che si sa al 100% tutto quello che è successo, sembra che ci sia stato un problema di software nel computer che gestisce il radar di terra, che serve a monitorare gli aerei di praticamente tutto il nord Italia. Milano Radar, essenzialmente. C'era un sistema di backup che è subito intervenuto, ma a quanto pare questo legalmente può funzionare massimo al 35% della capacità del radar vero, quello che rotto, e quindi praticamente il 65% dei voli ne hanno sofferto. Ho fatto questa screenshot ieri sera mentre tornavo in macchina da Genova, perché era notte, era buio e vedevo le luci di tutti gli aerei allineati per atterrare in fila verso Malpensa, però la foto nel cielo non si sarebbe visto niente, quindi ho fatto la screenshot da Flight Radar e li vedete proprio tutti quanti in trenino che aspettano. Lì era proprio appena la situazione si è ripresa, appena il sistema principale ha ricominciato a funzionare, il down è durato circa poco più di 30 minuti. Comunque, ora possiamo dare il via al nostro timer da 5 minuti e iniziare con una notizia che arriva dall'Asia, perché probabilmente avete visto voci di attività militare cinese attorno a Taiwan, ma la notizia che volevo mettere qua oggi in apertura al timer ci dà un po' il polso della situazione, perché il ministro della difesa di Taiwan ha affermato che lo scorso 15 ottobre, nell'arco di 24 ore, sono stati individuati un totale di 153 aeromobili della PLA-AF attorno all'isola, con 111 di questi che hanno violato la AIDS nazionale. Le forze armate taiwanesi hanno risposto inviando aerei di pattuglia per monitorare la situazione e assicurare la sicurezza dell'isola in una sempre crescente escalation. E parlando di guerra, non possiamo non nominare che questa settimana gli Stati Uniti per la prima volta hanno usato bombardieri strategici B-2 per colpire bersagli Houthi in Yemen. Si tratta di 5 depositi di armamenti sotterranei nelle vicinanze della capitale yemenita Sana'a e della città di Sada. Non ci resta che sperare che siano tra gli ultimi utilizzi di questo bombardiere strategico in servizio dal 97, che tutt'oggi rimane un tassello importantissimo della flotta dell'aeronautica statunitense, ma che tra qualche anno verrà sostituito dai nuovi B-21 Raider, la cui produzione è iniziata lo scorso gennaio. Nel frattempo, invece, la Marina statunitense ha perso un EA-18G, particolare versione modificata dell'F-18 per l'operazione da portaerei e adibita alla guerra elettronica, in uno schianto in una zona remota dello stato di Washington. Nel momento in cui registro non si hanno ancora notizie dell'equipaggio, anche se le ricerche a mezzo elicottero vanno avanti ormai da 4 giorni. E restiamo ancora un attimo nel militare degli Stati Uniti, perché Lockheed Martin, o meglio una sua sussidiaria chiamata Sikorsky Sky, questa settimana ha ottenuto 6 milioni di dollari di finanziamento da parte di DARPA per convertire un elicottero Black Hawk in drone. La trasformazione avverrà installando il sistema di volo autonomo Alias Matrix nell'elicottero al fine di sperimentare con operazioni single pilot o addirittura senza equipaggio. Il vicepresidente dell'azienda ha affermato che il Black Hawk resterà in servizio probabilmente fino agli anni 2070 e quindi modernizzarlo già oggi sarà di grande aiuto per gli scenari operativi di domani. E restiamo ancora un attimo a parlare di settore militare, facendo un veloce salto in Italia però, perché Leonardo S.p.A. ha presentato a livello mondiale una nuova soluzione per la guerra elettronica, chiamata Brightstorm, che a tutti gli effetti è un jammer, un hacker volante da montare su sistemi autonomi quali droni o addirittura missili, e serve a proteggere aerei alleati impedendogli di essere rilevati dai radar del nemico o addirittura ingannare i radar del nemico facendogli vedere molti più bersagli della realtà. Sono tutte cose che possono già essere fatte con il prima citato EA-18G o con l'A-37B o anche con l'Eurofighter CR attualmente in sviluppo da parte di Airbus. Però poter installare un sistema del genere su mezzi autonomi permette ovviamente di ridurre il rischio nei confronti di mezzi più grandi e più costosi, ma soprattutto di equipaggi. A proposito di Airbus Defense, comunque le cose non vanno benissimo. Proprio la divisione Airbus Difesa e Spazio questa settimana ha annunciato che taglierà 2500 posti di lavoro entro il 2026 a causa delle condizioni di mercato sempre più difficili. E parlando di Europa, facciamo un velocissimo salto nello spazio, perché ESA questa settimana ha lanciato il programma Moonlight, che ha come scopo quello di costruire una rete di satelliti attorno alla Luna per migliorare comunicazioni e navigazione. In pratica vogliono fare una sorta di GPS lunare
più visto che ci sono anche Starlink. Il sistema dovrebbe permettere decolli e atterraggi in maniera precisa e trasferimenti di dati a bassa latenza da e verso la Luna. Si dovrebbe cominciare a mettere in orbita questi 5 satelliti nel 2028 per completare le operazioni entro il 2030. E un'altra importante firma di ESA, che è avvenuta sempre questa settimana, sempre in occasione della International Astronautical Congress di Milano, è stata l'appalto del valore di 280 milioni di euro a un'azienda aerospaziale tedesca per la costruzione di 2 satelliti che avranno come scopo quello di monitorare i movimenti e i cambiamenti della superficie terrestre. Oceani, ghiacciai, calotte polari dovrebbero permetterci di migliorare la comprensione del nostro sistema Terra. Nel frattempo Google finanzia per 13 milioni di dollari un'azienda no profit che metterà in orbita satelliti in grado di rilevare incendi boschivi, anche piccoli, solo 25 metri quadri, in qualsiasi punto della Terra entro 20 minuti. La rete sarà composta da 52 satelliti che Google progetta di riuscire a mettere in orbita entro il 2030. Una notizia divertente ma anche molto grave arriva dallo Sri Lanka, dove un pilota ha chiuso la sua copilota fuori dal cockpit a chiave per un litigio che i due avevano avuto durante il volo di 11 ore che stavano operando. In realtà la situazione è un po' più complicata di così, perché sembra che anche il capitano avesse le sue ragioni. Il litigio infatti non era per motivi futili, ma perché la prima ufficiale, in trasgressione alle SOP, voleva andare in bagno senza chiamare nessun membro della crew a sostituirla in cabina. Come sapete, dopo l'incidente Germanwings 9525, è molto importante e molto obbligatorio che ci siano sempre due membri dell'equipaggio in qualsiasi momento nella cabina di pilotaggio. E probabilmente il capitano ha chiuso fuori la sua collega proprio per ribadire il concetto. Certo, non è stata forse la scelta proprio più illuminata, infatti il pilota è stato messo a terra in attesa di un'investigazione da parte dell'autorità dell'aviazione civile. E mentre mettete pollice in su al video, non so se ce l'abbiamo fatta con il timer questa settimana, non penso, io vi butto un'altra mezza notizietta così, e cioè che il primo ministro britannico ha annunciato un investimento di 1.4 miliardi di dollari per espandere e ammodernare l'aeroporto di Londra Stansted, che probabilmente per un aeroporto solo non sono mica pochi, chissà cosa ne verrà fuori. Pollice in su se questo video vi è piaciuto, iscrivetevi, seguite il canale per non perdervi tutti i bellissimi video che escono durante settimana, anche non solo il lunedì. Ciao a tutti.